Mobilità per l'area di crisi industriale complessa, si acceleri l'iter burocratico per il pagamento della mobilità. Così i sindacati metalmeccanici di CGL, CIL, UIL e CUB questa mattina in un sit-in a sorpresa sotto l'assessorato del lavoro. Dopo più di 75 anni chiude l'ultima bottega di Carbonia. Giulia Fanuzza, proprietaria dell'attività, afferma con voce strozzata: la crisi e il nuovo assetto stradale mi hanno costretto a mettere la parola fine. Truffe online, con la scusa di un finto rimborso chiedono una foto e i dati dell'utente per poi ricattarlo. Attenti ai messaggi strani, avverte Giancarlo Cancedda, segretario territoriale Adiconsum. Sagra di Santa Barbara, da oggi fino al 5 agosto Baku Abis si veste a festa per celebrare la Santa dei Minatori. Ben ritrovati su Canale 40 per questa nuova edizione del nostro telegiornale, oggi giovedì 2 agosto 2018. In apertura del nostro TG40 le vertenze sul lavoro. Sit-in a sorpresa infatti questa mattina sotto l'assessorato regionale del lavoro a Cagliari, organizzato dai sindacati metalmeccanici di CGL, CISL, UIL e CUB per chiedere e stimolare una forte accelerazione negli iter burocratici per il pagamento dell'indennità di mobilità per l'area di crisi industriale complessa del Sucisi Iglesiente, onde scongiurare i clamorosi ritardi già avvenuti a inizio anno, oltre 4 mesi, con il pagamento del primo semestre. A oggi il ritardo per il secondo semestre è già di un mese. Vediamo quindi, vi proponiamo le dichiarazioni dei segretari territoriali delle organizzazioni sindacali. Vediamo. Abbiamo convocato questo sit-in insieme alle segreterie territoriali di FSM, FIOM, UILB e CUB per denunciare i ritardi per quanto riguarda il pagamento della mobilità in deroga per le aree di crisi industriale complessa. Nelle ultime settimane le sollecitazioni sono state molte nei confronti dell'assessorato al lavoro, nei confronti delle parti istituzionali. Abbiamo anche sollecitato i nostri vertici sindacali a intervenire per far sì che questo iter burocratico potesse essere sveltito, anche per evitare i ritardi che già si sono sviluppati a inizio di quest'anno, quando per pagare le prime indennità ci sono voluti circa 4 mesi e mezzo. La situazione dei lavoratori è drammatica dal punto di vista appunto economico, perché dopo tanti anni di lotte, dopo tanti anni di ammortizzatori sociali, di privazioni, di crisi purtroppo familiare, i lavoratori sono esausti, in attesa di poter essere ricollocati all'interno del proprio posto di lavoro, ad esempio all'interno della Sidera Lois, quindi di una di quelle realtà produttive che appunto potrebbero prendere il via nei prossimi mesi. La mobilità in deroga è l'unico strumento in grado di garantire appunto la sopravvivenza per le famiglie. La situazione è drammatica, se oggi siamo qua è perché molti lavoratori non sono più in grado di sostenersi. Sono diversi quelli ai quali hanno staccato ad esempio la corrente elettrica, ci sono molti che hanno difficoltà e si vedono gli sforzi di una vita purtroppo vanificati, con rischio addirittura di perdere anche la propria abitazione. Le denunce nelle organizzazioni sindacali, che sono diventate ormai dei luoghi dove i drammi si stanno concentrando, sono tantissime e quindi siamo stati in qualche modo obbligati a intervenire per l'ennesima volta per richiamare la politica e le istituzioni al proprio ruolo. Sebbene l'assessorato in questi giorni, in queste settimane, sia intervenuto in maniera anche radicale nei confronti del Ministero, questo purtroppo non è stato sufficiente. Manca una firma, manca l'espletamento di un iter burocratico e centinaia di famiglie in tutta la Sardegna, 900 famiglie da Porto Torres al Sulcis Iglesiente, potranno avere quella minima garanzia, quella boccata d'ossigeno che è garantita dall'indennità appunto della mobilità in deroga. La necessità... Ciao Roby. Buongiorno a tutti. La necessità urgente è che, oltre alle organizzazioni a livello nazionale che stanno sollecitando l'intervento al Ministero del Lavoro e stanno sollecitando l'intervento in tutte le sedi istituzionali, c'è la necessità che anche da parte dell'assessorato al lavoro ci sia una sollecitazione per quanto riguarda quella firma che diceva poco fa Manolo, che ci permetta di ottenere quel riconoscimento degli ammortizzatori sociali
locali che interessano circa 500 lavoratori per quanto riguarda il Sulci di Gliesiente. Da qui oggi la iniziativa con una delegazione di lavoratori, seppur ridotta, per sollecitare quindi l'assessore che sta facendo il suo, ma necessita un ulteriore intervento perché la firma del direttore generale arrivi e sblocchi questa situazione nel più breve tempo possibile. La necessità che non si perda ulteriore tempo è fondamentale per chi attende il pagamento oramai con un ritardo inaccettabile. C'è la necessità, ripeto ancora una volta, di arrivare a questa condizione, a questa soluzione che deve essere quella di una firma sottoposta a un intervento già predisposto, già varato a livello legislativo. Non si può non dare i soldi ai lavoratori semplicemente perché manca una firma. Siamo qua per questo, ci aiutiamo, la massima considerazione, il massimo intervento da parte dell'assessorato al lavoro. Buongiorno a tutti, credo che siamo fortemente in ritardo, anche perché stiamo qua oggi a fare sentire l'assessorato per sollecitare i tempi per quanto riguarda anche i pagamenti della mobilità, perché la copertura finanziaria c'è stata dal 31 luglio al 31 di dicembre, però oggi non siamo in grado di sapere in che tempi vengono pagati i lavoratori. Quindi credo che ci sia una premura da parte dell'assessorato, da parte nostra, che qua dobbiamo stabilire in che tempi vengono pagati questi lavoratori, perché ci sono famiglie veramente oggi allo sfascio. La crisi colpisce ancora e questa volta a subirne gli effetti è Giulia Fanuzza, proprietaria dell'ultima bottega di Carbonia, che si è vista costretta a mettere la parola fine ad un'attività aperta dal 1941. Sentiamo Valentina Murgia. Siamo in compagnia di Giulia Fanuzza, proprietaria, o meglio ex proprietaria, dell'unica bottega rimasta a Carbonia. Giulia, da quanti anni c'è questa bottega? Volendo fare esattamente una data, siamo nel marzo del 1941, mia nonna è stata la prima affittuaria, dopodiché il negozio è passato ai miei genitori e ovviamente a me. E come mai siamo giunti alla parola fine? La parola fine è stata una decisione sofferta, dovuta prima di tutto alla crisi oggettiva che abbiamo qui nel Sulcis, e poi devo anche dire che il nuovo assetto stradale hanno fatto qui circa un anno e mezzo fa, hanno fatto un senso unico e mi ha ulteriormente tagliato le gambe. Che sentimento prova? Molta amarezza, tanto dispiacere, ma soprattutto forse molta amarezza, perché, ripeto, un negoziante capisce, è una vita, scusate. Per la questione delle strade, tu, se non sbaglio, hai anche chiesto al comune appunto di rifare almeno le strisce pedonali qua di fronte. Esatto, perché esistevano le strisce pedonali, abbiamo fatto richiesta al comune, con chiaramente tanto di foto prima e dopo, e ci è stato risposto che è stato semplicemente un disguido, una dimenticanza, però dopo un anno e mezzo non è stato ancora fatto niente, quindi aspettiamo. Nonostante i vari avvisi da parte della Protezione Civile sul pericolo incendi nel Sulcis, ieri intorno alle 17.30 ignoti hanno tentato di appiccare fuoco nelle campagne vicine a Barbusi. Fortunatamente l'intervento tempestivo degli uomini di Foresta ha impedito l'espandersi del rogo, che è stato spento senza l'intervento di altri soccorsi, quali i vigili del fuoco. L'Università di Scienze della Comunicazione di Cagliari, in collaborazione con l'azienda ospedaliera universitaria di Cagliari, hanno dato vita al progetto Pronto Soccorso Comunica, di cui fa parte anche una ragazza di Carbonia. Sentiamo tutti i dettagli e come è nata l'iniziativa. Allora, l'iniziativa è nata dopo aver rilevato in diversi casi che giungevano delle lamentele relativamente all'assistenza offerta al pronto soccorso, soprattutto però da parte dei parenti, cioè da chi comunque era in attesa di avere notizie cliniche del congiunto che era stato già preso in carico dal pronto soccorso, che però stava svolgendo il suo iter diagnostico, terapeutico, senza che però ci fosse il tempo da parte degli operatori sanitari, appunto occupati
nell'assistenza di riferire e dare quindi comunicazione dell'iter in corso di svolgimento. Quindi praticamente veniva penalizzata l'immagine del pronto soccorso solo per un difetto di comunicazione. Inizialmente si era pensato di appunto utilizzare del personale sanitario, però ovviamente essendo sempre un po' in difficoltà dal punto di vista appunto numerico, si è pensato inoltre che i professionisti della comunicazione fossero le persone più adatte, e quindi una collaborazione universitaria con appunto il corso di laurea di scienze della comunicazione ci ha consentito di utilizzare le ore diciamo del tirocino obbligatorio di questi ragazzi appunto prossimi alla laurea per svolgere questa funzione estremamente importante, quindi dei professionisti ancora in erba però comunque già in grado appunto di gestire in modo specialistico la comunicazione, che si occupano di fare da interfaccia tra i clinici e i sanitari che appunto si prendono cura del paziente e i parenti che si trovano appunto in sala d'attesa. Come sono stati scelti questi studenti? Sono stati selezionati in collaborazione, in modo volontario innanzitutto, e poi sono stati selezionati dal nostro responsabile dell'ufficio stampa, che appunto ha fatto un colloquio così motivazionale per appunto valutare l'interesse da parte di questi ragazzi. Attenzione alle truffe online. Giancarlo Cancedda, segretario territoriale di Adiconsum, denuncia il problema e ci spiega come evitarlo. Sentiamo. Siamo in estate, si va al mare, si esce la sera a prendere il fresco oppure si sta con gli amici, comunque spesso e volentieri nei momenti di relax si gioca al computer, al tablet, al telefonino eccetera, e si guardano notizie e novità. Ultimamente stanno arrivando diverse mail con delle novità che poi chiaramente risultano tutte false, alcune a nome dell'Agenzia delle Entrate dove promettono dei rimborsi, Poste Italiane dei rimborsi o premi, altre dite ugualmente hai vinto qualcosa, premi, link, dai i tuoi dati, manda in qualche caso anche una tua fotografia e poi riceverai i premi o rimborsi. Non fidatevi, non aprite questi messaggi, non date nessuna vostra referenza, né password, né nessun dato. E soprattutto quando capita questo, denunciate il fatto, perché devono smetterla, perché purtroppo c'è chi in buona fede ci casca e poi paga. E questi dati spesso vengono usati anche per fini meno nobili, meno importanti. E di questi giorni alcuni avvisi, alcuni messaggi che dicono praticamente ho un tuo filmato dove tu guardavi un film porno, paga, quindi ti ricatto, paga, in caso contrario pubblicherò questo filmato ai tuoi familiari e ai tuoi amici e quindi succederà uno scandalo. Ora, a parte il fatto che non hanno nessun filmato, però hanno acquisito i nostri dati da diverse nostre interferenze, quando siamo entrati in diversi siti o abbiamo dato retta a alcuni messaggi che non dovevamo aprire, hanno carpito comunque i nostri dati, in alcuni casi mettono fotografie fasulle e ci ricattano. Ora, vero o non vero che qualcuno ha visto dei film porno, ma sono fatti personali in cui non entriamo, ognuno fa quello che gli pare. Comunque sono tutte falsità atte solamente a ricattare, a recuperare dei soldi. Quindi attenzione, non rispondete a questi messaggi e soprattutto denunciate alla polizia postale, perché devono smetterla, perché ripeto, purtroppo alcuni in buona fede, magari con la coda di paglia, pagano e questo non è corretto, quindi fate attenzione a questi falsi messaggi che sono fatti solo per carpire la nostra buona fede, la nostra volontà, raggirare la nostra volontà a carpirci dei dati e poi magari portarci via delle risorse.
Cambiamo argomento. Già nel 2014 la Regione Sardegna ha avviato una sperimentazione dei nuovi servizi personalizzati con la FlexSecurity, tirocini e bonus assunzionali per i lavoratori e il contratto di ricollocazione con buoni risultati. Due anni dopo, con la riforma attuata con fondi regionali che ha ridisegnato l'assetto del sistema lavoro nell'isola, è arrivata la svolta sulle politiche attive del lavoro. Al nostro insediamento abbiamo ereditato una situazione molto difficile, con 8 province non coordinate, con disomogeneità nei servizi e 16.000 lavoratori in mobilità in deroga. Con la legge regionale numero 9 del 2016, approvata all'unanimità, abbiamo stabilizzato 300 precari e trasferito personale dal Ministero del Lavoro e dalle province, portando la pianta organica della SPAL, la nuova agenzia sarda per le politiche attive del lavoro, a 800 unità. Lo ha detto l'assessora del lavoro Virginia Mura, audita oggi nella Commissione del Senato Lavoro Pubblico e Privato e Previdenza Sociale. Bentornati in studio per la terza parte del nostro TG. Prima di passare agli eventi c'è una comunicazione di servizio da parte del Comune di Sant'Antioco, il quale ricerca un responsabile per i servizi al territorio da impiegare a tempo pieno fino al 31/12/2018. Per accedere all'avviso pubblico è necessario disporre dei requisiti richiesti per legge, oltre a quelli specifici attinenti alla posizione da ricoprire. Per ogni ulteriore dettaglio si raccomanda di prendere visione del bando presente nel sito del Comune di Sant'Antioco. Infine ricordiamo che la domanda di ammissione alla selezione deve essere indirizzata al sindaco del Comune di Sant'Antioco e deve pervenire entro e non oltre il 17 agosto. Al via la 60ª edizione della Sagra di Santa Barbara e Abacuabis. Da oggi fino al 5 agosto la frazione di Carbonia unirà le manifestazioni civili con quelle di carattere prettamente religioso per dar vita all'iniziativa promossa dall'Associazione Culturale Santa Barbara Vergine Martire Patrona di Abacuabis, con il patrocinio del Comune di Carbonia. Il programma della 60ª Sagra di Santa Barbara inizierà appunto oggi alle 18 con il Triduo in onore di Santa Barbara e celebrazione della Santa Messa. Ci spostiamo ora a Carbonia e più precisamente nel Salone Giovanni Paolo II della Parrocchia della Beata Vergine Addolorata, in cui oggi a partire dalle 19.30 ci sarà l'evento dal nome Contos de Foghile, figure fantastiche della tradizione popolare sarda, a cura di Lorenzo Cucuru. L'evento è presentato dall'associazione culturale Mays House. È tutto per il nostro telegiornale odierno, io vi lascio in compagnia del meteo per le previsioni di domani e a Noasi in Curzu, il nostro telegiornale in lingua sarda condotto da Enrico Puzzolu. Questa sera invece l'appuntamento, vi ricordo, alle 21 è con A Tutto Campo, curato da Giancarlo Cancedda. Per il TG40 invece l'appuntamento è con le prossime edizioni. Arrivederci.